Ecco, il quadro che abbiamo di fronte a noi, almeno nel nostro paese, sul piano politico è desolante. E non abbiamo dei soggetti politici di riferimento. App non avrebbe ragione di esistere se avessimo un soggetto politico di riferimento. E questo vale la pena dirlo subito perché, appunto, che urgenza avremmo avuto di mettere su un'associazione se avessimo avuto un posto più largo, più ampio, più plurale in cui interrogarci? E io su questo c'è, diciamo, c'è. Mi auguro che prima o poi venga fuori una soggettività di questo genere, cioè io ci credo tremendamente. Quella che veniva raccontata come un'occasione per avere del tempo liberato, molto spesso invece nascondeva il fatto che a fare smart working fossero, due persone nella stessa casa di 60 metri quadri, che magari contemporaneamente avevano anche i bimbi in dad, e che non avevano a disposizione i device digitali necessari per, garantire la connessione, che spesso stare davanti al computer senza una sedia che fosse adeguata e quindi ergonomica aveva fatto emergere alcuni problemi legati anche alla salute, che per esempio gli imprenditori o anche come i cosiddetti titolari d'azienda stavano risparmiando tanto anche sul piano del costo della luce o anche appunto dell'abbonamento a internet e tutta una serie di altre cose. E quindi questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto. Poi piano piano, anche frutto della discussione e dell'elaborazione di questi mesi, siamo arrivati a dirci: ma scusate, perché non ragioniamo di una cosa che in fondo negli altri paesi è una misura di civiltà e che invece nel nostro paese rischia di essere sempre osteggiata da più parti, e ovvero fissare appunto il salario minimo e quindi la retribuzione oraria a 10 euro all'ora. Anche una cosa che proprio perché abbiamo attraversato la fase della pandemia, il reddito è stato lo strumento tramite cui molti e molte hanno attutito le conseguenze di una povertà che è diventata ancora maggiore in quella fase. E tra l'altro aggiungo che quando sei meridionale, che diciamo sono quelli che sono stati più messi sotto attacco i meridionali, no? Di questa critica feroce che è stata posta anche rispetto, per esempio, alla recente inchiesta che poi riguarda una minoranza di lavoratori e lavoratrici, è difficile che ti paghino in maniera degna, ancora di più che nel resto del paese. Lavoriamo tanto in realtà e veniamo pagati poco. E tra l'altro, quando non lavoriamo non è perché siamo pigri, ma perché non c'è lavoro. Cioè, non so come dirlo, la mia regione, che è la Campania, la mia regione di provenienza, è una regione in cui la disoccupazione giovanile ha cifre astronomiche e ogni anno ce lo ricordano sempre i rapporti Svimez in quali condizioni versiamo. Per cui diciamo siamo anche un po' stanchi di questa retorica, anche di questa retorica della nulla facenza. La liberazione nel lavoro è ancora uno degli strumenti per una vita degna. Però è anche vero, e questo vale la pena condividerlo, socializzarlo, ecco, è che noi abbiamo anche tra le priorità messo fin da subito tutto l'ambito, tutto l'asse legato al discorso ecologico, quindi anche tutta la questione legata all'ecologia. E questo te lo dico perché intanto sarebbe, come dire, anacronistico, no? Ragionare dei temi del lavoro senza porsi il tema del rapporto del lavoro e l'ambiente. E contemporaneamente perché sarebbe impensabile che un soggetto della modernità, della contemporaneità, insomma, che si ponga ancora nel solco dell'emancipazione, no? Non si ponga il problema di riuscire a fare un'elaborazione all'altezza di questi tempi. Si rappresentano i subalterni, ecco, come facciamo a soggettivarli politicamente?
intanto restituendogli la voce che non hanno avuto nel corso di questi decenni e quindi farli parlare dalla viva voce. Molto spesso questo ha riguardato le donne, molto spesso questo ha riguardato i migranti, molto spesso questo riguardato riguarda non, anche al presente, riguarda tutte e tutti coloro i quali sono fuori dal maschio bianco eteronormato. Ecco, da questo punto di vista, secondo noi, ci sono o meglio, i giovanissimi e le giovanissime che ci danno una traccia, perché ci dicono che è possibile far emergere una questione che Greta a capo di tutti e di tutte, però anche tanti e tante che hanno riempito le piazze con i Fridays e che ci raccontano in fondo che esiste la possibilità di poter far diventare egemonico un discorso che prima era di nicchia, era legato solo ed esclusivamente ai soliti ambientalisti. Ecco. Secondo me noi potremmo senza dubbio tenere assieme quello che siamo, quello da cui veniamo con quello che vogliamo diventare. Non c'è dubbio, che un pezzo della nostra, tradizione politica sia ancorata anche alle ragioni, del movimento operaio. Quindi il lavoro è una delle questioni fondamentali, senza dubbio. Ma è anche vero che il lavoro non è tutta la vita e quindi noi abbiamo necessità di provare, grazie per fortuna io dico, non è tutta la vita perché altrimenti saremmo pronti anche allo sportello psicologico. Contemporaneamente abbiamo bisogno, come dire, di innestare alcune cose all'interno di questo nostro portato storico. E innestarlo significa metterci dentro anche l'ecologia, però non nel senso appunto solo ed esclusivamente, cioè io non credo che a noi ci serva una spruzzatina di ecologia, una spruzzatina di femminismo, una spruzzatina di, cioè non ce l'ho la ricetta, questo non sono in grado di dirlo. Credo che noi però possiamo avere il ruolo, questo è quello che possiamo fare al momento, il futuro non è scritto e spero che riusciremo a scriverne un pezzetto con tutti e tutte quelle, perché App non è assolutamente autosufficiente, è una piccola organizzazione, nella direzione appunto di provare ad avere le coordinate per una nuova soggettività politica.